Aggiungo Marina Ripa di Meana, ben trovata. Le voglio dire che ho letto il titolo di questo spettacolo. Come sta? Bene, bene, grazie. E adesso attrice. Aspetti, dal 30 novembre, Teatro Quirino, Congresso degli Arguti, lo leggo perché per me è complicatissimo. Congresso degli Arguti, ovvero sei sommi protagonisti nell'arte dei ribelli. Ma che titolo è? Titolo è quello che sente. È una cosa molto curiosa. Lei è tramontana. Dove io sono tramontana. Quindi soffia tutto Vado il tempo. Vado per disfare. Per portare scompiglio. Per portare scompiglio, è nel mio personaggio, penso, no? Questo. Senta, mi aiuta nella presentazione. Cioè, io cosa avrei dovuto dire? Marina Ripa di Meana, attrice, adesso attrice, ma avrei potuto dire stilista, cos'altro sì, avrei potuto dire? Sì, beh, nella carta d'identità sono definita stilista, ho fatto per 35 anni la stilista, ho venduto i miei vestiti in tutto il mondo. Quella sarebbe la definizione principale. Poi ne ho fatte di una e più nella vita. Qualcuna. Però il teatro mi mancava e sono molto felice. Varie volte l'ho chiesto all'amico Luca Barbareschi di poter fare qualcosa in teatro, non mi ha mai dato segnali di interesse. E invece questa volta c'è stata questa appunto autrice Rai, Anna Rita Cammarana, che mi ha proposto, incontrandomi un giorno per strada, mi ha detto: "Toh, tu saresti la perfetta tramontana, vedi?" E l'idea mi di disfare, una curiosità sul suo nome ho io. Sì. E cioè, lei è stata per un certo numero di anni Maria Elide. Marina Elide Punturieri. Punturieri. Maria Elide. Marina. Ah, Marina Elide. No, sempre stata Marina. Sempre Marina. Poi, diciamo per un altro numero di anni, Marina Lante della Rovere. Sì. Poi per un altro numero di anni, Marina Ripa di Meana. Sì. Ecco, che effetto le fa il suono del suo nome? Intanto, quanto tempo ci mette di solito ad abituarsi al nuovo? No, devo dire che io avevo in grande antipatia il mio nome Marina Punturieri, perché era tutto quello che io non sono, sia puntiglioso, odioso, puntuto. Quando ho incontrato questo ragazzo, che tra l'altro è diventato poi mio marito, che era molto bello, che era Lante della Rovere, già l'idea di avere questo nome altisonante che cambia... Le piaceva moltissimo. Me piaceva da morire. Mi sono sentita proprio una regina con questo nome. Poi dopo è capitato per caso invece di sposare Carlo Ripa di Meana, e devo dire quando però c'è da dire che con i primi 40 anni mio marito mi fece credere il libro, sì, che ebbe un successo, lei è si diventato ricorderà, un modo di dire, ecco, addirittura. E mi ricordo che a un certo punto mi chiesero di levare questo volante della Rovere, perché mio marito mi aveva fatto causa adducendo il grande successo al nome, si può immaginare. Mm. E io firmai per tanto tempo il libro come Marina solo e seguitavo a fare edizioni, per questo insomma. Vabbè. Non era il suo ricordo, però no, voglio dire. Oggi sono veramente felice quando mi chiamano Marina, e anche basta. Per strada, sì. Marina. Oggi mi dà una grande... La posso chiamare Marina? Ah, sono cazzettissima. Allora, Marina, qual è il suo ricordo più lontano? Cioè, tipo un ricordo d'infanzia che è però netto nella mente. Io credo che il ricordo più lontano è quando... È la finestra, da Viale Parioli, questo mondo degli anni 50, io sempre in finestra con mia madre che mi riacchiappava per la collottola e mi tirava dentro. E che vedeva dentro, dalla finestra? E vedevo il mondo che passava, perlomeno io mi immaginavo. Ma l'è rimasta finestra, questa cosa della e finestra? Poi io, io, e poi io appena potevo scendevo, a 15 anni, montavo in macchina, neanche arrivavo, e partivo con la macchina di mio padre, neanche arrivavo, ero piccola, neanche arrivavo ai pedali. Questo forse sono quei ricordi di quella Roma dei Parioli, un po' particolare che... Cambiata? Tanto? Tanto. Mamma mia, che cos'era? Ce l'ha un segreto che è stato un segreto per tanto tempo e che adesso, insomma, si può dire? Ma, guarda, io sono così non esplicita ha avuto nella mia vita che i segreti non mi pare di averli proprio. E poi se ce l'avessi non glielo vorrei dire in televisione, eh? Vabbè, ma magari non è più non un segreto, avrei passato tanto tempo. No, un'occasione mancata?
un'opportunità che sa di non aver colto, che magari le avrebbe cambiato la vita. Adesso però non ci ripenso mai. Una che mi ricordo quando un produttore americano mi chiese, che era allora direttore della Paramount, un grande personaggio, mi chiese di andare in America per fare un film molto importante che poi era Love Story. Probabilmente sarei diventata un'attrice internazionale, invece sono solo una romana. No. Ma chi può dirlo adesso con Tramontana? Vedrà con Tramontana. Sempre romana resto. Nel 2008 sì. Lei combatté e vinse una battaglia, si ricorda qual era? Quella del Pincio, io lo dico sì, io, il parcheggio sì, del Pincio. Sì, grande fierezza, con grande lei, fierezza. Che sensazione ha, perché per i non romani di quel parcheggio sopra Piazza del Popolo, sì. No? Come possiamo fare, come si può fare per restituire ai cittadini la possibilità di dire no alle decisioni politiche sbagliate? Ecco, non facciamo le pecore, coalizziamoci. Facciamo in modo che dimostriamo il nostro scontento. Io ho apprezzato moltissimo il ragazzo Gassman quando ha fatto quella manifestazione scendiamo in piazza, puliamo le strade. Tanti hanno detto io le strade non le pulisco perché pago le tasse. No, dobbiamo, anche se paghi le tasse, fai vedere il tuo scontento. Abbiamo una Roma disastrata, facciamo vedere il nostro scontento. Io in quel momento con mio marito, due poveretti, siamo scesi in piazza il giorno di Ferragosto. Con mio marito compivo 80 anni, abbiamo fatto il compleanno di mio marito in piazza il giorno del 15 agosto del suo 80° anno. Potevamo fare una festa, avevamo una bella casa in Umbria, potevamo invitare, fare no, siamo andati lì in piazza noi due poveri con questi cartelli, due poveretti. Però ha funzionato. Non credetevi, anche la piccola, le poche persone, non facciamo le pecore, manifestiamo il nostro scontento. Sta seguendo il dibattito sulle unioni civili? Lo sto seguendo, come no, io però sono contraria più di tanto, io non credo ai matrimoni, figuriamoci se chiedo ai matrimoni gay, no, teniamoci, so che c'ho, i miei più grandi amici sono i gay, per carità, io non ho che amici gay. E perché non si possono sposare però, come gli altri? Anche fosse un errore lo facciano anche diritti, loro. No, tutti i diritti di questo mondo, assolutamente, per carità, ma il matrimonio... Vedete quello che succedono nelle famiglie? Ogni giorno queste famiglie sono dei disastri, dei delitti, di ragazzi che ammazzano il padre, adesso sta morendo pure la madre, sta morendo pure il padre. È una famiglia, stanno andando a... Come Lei stanno fa riferimento andando? Al caso di Ancona, no? Immaginiamoci se ancora ci decidiamo, allargiamo ancora di più. Che cosa succederà? La famiglia, cerchiamo di... Perché la famiglia quando riesce è molto importante, eh. Io lo vedo nel mio caso. Ma io seguo il ragionamento sulla famiglia. Quello che non capisco è perché togliere a loro la possibilità. E questa è l'idea mia. Io non sono d'accordo che la famiglia deve essere... In questo una volta tanto sono conservatrice. Vedo una famiglia di mamma, papà e figli fatti da mamma e papà. Non fatti in provetta. Non ne parliamo neanche di stepchild adoption. Per carità. Non ne parlo nemmeno. Comunque, il matrimonio... Veramente è un ternallotto perché riesca, per cui statevene tranquilli, ognuno è a casetta propria. Quello diciamo però può essere un consiglio per tutti. C'è una domanda che le vogliono fare dal pubblico, sentiamo. Sì. Buon pomeriggio, buongiorno. Sono Maria Ferrari, sono una sua ammiratrice. Grazie. Volevo chiederle, ma c'è qualcosa che la scandalizza? No. Per la verità non mi scandalizza del buon costume, delle buone cose della vita, non mi scandalizza quasi a niente. Mi scandalizza molto l'ipocrisia, la fasullaggine. Ecco, questa roba qui sì, quello che del bel buon pensare no, quello non mi scandalizza mai niente. Io penso che ognuno è libero nella vita di fare anche le cose più turpi, di sbagliare, di fare le cose... purché siano naturalmente nel lecito, non andare a ammazzare, non andare a rubare, non fare quelle cose, insomma, quello no, naturale. Però non mi scandalizza di niente quello che può essere, mi scandalizza molto vedere l'ipocrisia, la fasullaggine, quella roba lì, oltre che scandalizzarmi, mi fa diventare come la intitoliamo? Come la intitoliamo la terza autobiografia? La intitolerei Straripante. Straripante. Se torna a nascere vorrei nascere fiume per poter straripare ogni volta che c'è qualcosa. Ma che meraviglia, mi piace, questa la faccio mia, straripare è una bella cosa.